schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch del tutto gratis ragazzi. Allora, per fare questo glitch non abbiamo bisogno di particolari requisiti. Quindi per prima cosa dobbiamo partire dall'online e andare nella storia come ho appena fatto io. Quindi ragazzi, fate bene attenzione, io cercherò di spiegarvelo nel miglior modo possibile e di spiegarvelo in maniera dettagliata, cioè come l'ho fatto io e come a me è riuscito al meglio. Allora, quando saremo in modalità storia andremo in modalità regista. Se ci tirate di salvare, salvate, insomma vedete voi, e non serve nessun salvataggio particolare ragazzi, quindi lo può fare chiunque. Insomma, una volta che saremo in modalità regista, nella roulotte sceglieremo avvia modalità regista, come avete appena visto, e andremo con Franklin. È indifferente con quale andiamo, non ci sono indicazioni particolari. A questo punto andiamo a selezionare scene, dobbiamo fare seleziona scene e andiamo a selezionare comunque la prima scena ragazzi. Dobbiamo selezionare diciamo questi pezzi qui. Allora ragazzi, io lo faccio in questo modo perché ho letto nel forum che si bugga meglio facendo in questo modo, cioè mettendo un pezzo davanti casa di Franklin e tutti gli altri pezzi a Paleto Bay. Ragazzi, ho letto che comunque è una zona che si bugga facilmente, nel senso che comunque è ricca di lag, quindi ho seguito alla lettera tutto quanto il tutorial, poi voi fate voi. Quindi a questo punto, come ho detto, andrò a mettere un pezzo di quelli che avete visto davanti casa di Franklin, della zia di Franklin, e poi me ne andrò a Paleto Bay ragazzi. Quindi una volta a Paleto Bay andrò nuovamente in accessori e andrò a selezionare gli accessori, quelli diciamo quelli grandi. Non è necessario, c'è qualcuno che fa il palloncino con i pezzi, però comunque sia non è necessario. Ricordatevi ragazzi di salvare la scena quando l'avete fatta, mi raccomando. Quindi andiamo qui a Paleto Bay, scegliamo un pezzo, però questo insomma quello di salvare lo andremo a vedere in seguito, e mettiamo tutti quanti i pezzi che abbiamo ragazzi. Io li metto qui in questa posizione, però insomma potete metterli come pare, io l'ho messi così per comodità perché giravo con L1, R1 insomma e schiacciavo semplicemente X, niente di che. È venuto fuori il sottotondo, molto carino a vedersi, però è quello. Una volta che comunque avete posizionato tutti quanti i pezzi potrete passare al passo successivo ragazzi, che sarà quello di salvare la scena che avete appena creato. Quindi aspettiamo un attimo che io posiziono tutti quanti i pezzi e andremo a salvare la scena ragazzi. Una volta salvata la scena dobbiamo metterci su pezzi posizionati. Fate bene attenzione a questi passaggi ragazzi. Quindi quando ci metteremo su un pezzo dovremo premere triangolo, doppio tasto PS, X per accettare e cerchio. Triangolo, doppio tasto PS, X per accettare, cerchio, fino a che non avremo questa schermata ragazzi. Dovremo fare sempre quel passaggio. A questo punto, quando saremo in questa schermata, dovremo premere XX tante volte fino a vedere le due schermate, poi doppio tasto PS, X per accettare e cerchio, fino a che non ci vedremo cadere. Dopodiché molto rapidamente, come lo sto facendo io, andremo nell'editor Rockstar e dovremo fare doppio tasto PS, X per accettare e cerchio, fino a che non ci troveremo buggati in questa posizione ragazzi.
ci troveremo buggati qui su un pezzo. Se vi ritrovate dentro la roulotte è perché non siete stati velocissimi. Ragazzi, purtroppo quella che voi avete visto in video è la velocità di quello che dovete fare, di come lo dovete fare. Purtroppo questo è quanto, ragazzi, serve questa velocità, altrimenti non riuscirete a fare il glitch. A questo punto, ragazzi, che cosa, quando sarete buggati qui, che cosa dovete fare? Un vostro amico che si troverà nell'online vi dovrà invitare, dovrà stare in un lavoro da titano, in una missione, e voi andrete a unirvi al vostro amico nell'online in questa missione, ragazzi. Quindi andiamo ad unirci al nostro amico e andremo in online, insomma, ragazzi. Una volta che staremo entrando in online e sarà sulle nuvole, dovremo avviare un'applicazione come o il lettore multimediale, oppure andremo su YouTube per sospendere GTA, ragazzi. Dovremo mettere in sospensione GTA. Quindi andremo su applicazioni, andremo su YouTube, in caso di YouTube, Spotify, quello che cazzo avete voi, insomma, e andremo a sospendere l'applicazione. Ritorneremo in game e accetteremo il messaggio, ragazzi, e da qui avremo i soldi frizzati. Raga, non vi dico che il glitch è semplice, perché sennò vi direi una cazzata. Allora, una volta che siete in online, aprite il telefono, va bene, già che comunque magari controllate con le munizioni se potete acquistare munizioni, già ve ne rendete conto se avete i soldi frizzati o meno. Se non vi toglie i soldi, automaticamente li avete frizzati. Quindi aprite il telefono, se avete il telefono in questa situazione, siete pronti per poter fare il glitch, ragazzi. Una volta fatto ciò, dovete andare semplicemente su internet e comprare quante cose più potete, ragazzi. Dovete comprare tutto quello che potete. Allora, con questo glitch potete comprare più o meno tutto, insomma, tranne, mi sembra, i veicoli Pegasus, adesso non ne sono sicuro. Non questi, i veicoli Pegasus intendo carro armato, cargo bob e altre cazzate, insomma. Quindi, ragazzi, una volta che avete comprato tutto, passiamo al prossimo passaggio. Io adesso qui ve lo faccio vedere molto 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 in velocità, che sto comprando delle cose e neanche tutto vi sto facendo vedere, diciamo che vi sto facendo vedere piccola parte di quello che ho comprato con questo profilo, insomma. Quindi, a questo punto, una volta fatto ciò, ragazzi, l'unica cosa che dobbiamo fare è andare a prendere un elicottero e dobbiamo andare a posizionarci dove ci mettevamo anche nei glitch precedenti. Quindi guardate la mappa in questo punto esatto della mappa, e dovremo salire con l'elicottero, ragazzi, fino a quando andremo a scontrarci con diciamo con lo scenario del fanculo della modalità regista, insomma. Quando andremo a scontrarci con quello scenario, l'unica cosa che accadrà in pratica è che come avete appena visto, cadremo dall'aereo, dall'elicottero, insomma, e apriremo il paracadute e saremo in strada. A questo punto, ragazzi, che cosa dovete fare? L'altro passo fondamentale che dovete fare è andare in un garage, insomma, dove avete comprato, e dovete spostare tutti quanti i veicoli, ragazzi. Dovete muoverli i veicoli, insomma, per rendere, diciamo, effettivo il salvataggio. Quindi noi adesso andremo in un garage. Ragazzi, io ho cercato di spiegarvelo al meglio questo glitch, però purtroppo il passaggio, quello lì veloce, meglio di così non ve lo posso spiegare. Vi ho potuto spiegare i tasti quali sono,
Allora, qui che cosa dovete fare, ragazzi? Dovete prendere e dovete muovere i veicoli, tutti quanti i veicoli dovete muovere. Una volta che avete fatto ciò, l'unica cosa che dovete fare, ovviamente andrete a muovere, diciamo, i veicoli che avete, tutti quanti quelli che avete. Io adesso vado qui, vado a muovere anche gli altri veicoli. Quindi non so, se avete comprato 60 veicoli dovete muoverli tutti a 60, se ne avete comprati 100 li dovete muovere tutti a 100, ragazzi. Comunque i veicoli li dovete muovere, li dovete scambiare uno con l'altro, perché altrimenti rischierete che che il gioco non salvi i veicoli. Quindi anche qui, per esempio, come vi sto facendo vedere, andrò a muovere tutti quanti i veicoli. Una volta che avete fatto il tutto, ragazzi, l'unico passaggio che dovete fare è semplicissimo: tornate nella modalità storia e una volta che siete tornati, oppure cambiate sessione, è uguale, ragazzi, però io qui torno nella modalità storia, e una volta che siete nella modalità storia ritornate nell'online e verificate che tutti i veicoli sono al proprio posto. Come ho già detto, potete anche semplicemente cambiare sessione, però io ho preferito farlo così. Respawn di merda, comunque va bene. Come vedete il telefonino non è più buggato e andiamo a controllare tramite telefono se ci sono tutti quanti i veicoli, ragazzi. Come vedete i veicoli ci sono, quelli che ho comprato, e a questo punto l'unica cosa che ci resterà da fare è riavviare il gioco e svuotare i cache. Quindi a questo punto, ragazzi, andremo a riavviare il gioco, e per svuotare i cache, ragazzi, per pulire i cache, l'unica cosa che dovremo fare è premere R1 o L1 in continuazione fino a quando non ci comparirà il messaggio di calibrazione dello schermo. È abbastanza semplice, ragazzi, non è che richiede una grande scuola. Questo secondo me è il passo più semplice di tutto il glitch. Quindi quando ci comparirà quella schermata accetteremo e andremo avanti. Andremo nella storia, ovviamente. Una volta nella storia schiacceremo start online e ovviamente ci dirà di accettare tutte quante le politiche di Rockstar. Accetteremo le politiche di Rockstar e andremo in online e ci troveremo tutto quanto quello che abbiamo acquistato, ragazzi. Detto questo, spero di avervelo spiegato nel migliore dei modi, spero di essere stato abbastanza chiaro e di essermi riuscito a far capire per quanto riguarda questo glitch. C'è un pochino di difficoltà con i tasti all'inizio, però ascoltate bene, è solamente l'inizio, solamente quei piccoli passaggi che sono un po' difficilini che ci dovete prendere la mano, perché sennò per tutto il resto il glitch è una cazzata, ragazzi. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.